Che giorno è? Gentili ascoltatori, buongiorno, ben trovati da Francesca Romana Ceci. E buongiorno da Massimo Giraldi. È il giorno delle nuove misure anti-Covid, Francesca. In nottata, il presidente del Consiglio Conte e il ministro della Salute e Speranza hanno firmato l'atteso DPCM che prevede l'ennesima stretta che riguarda feste, gite scolastiche, movida, locali e attività sportive. Vincenzo Manco, presidente della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Manco, questo calcetto ci sarà, non ci sarà? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Qualcuno ci scrive, come Paola, che senza questo calcetto prevede ondate di uomini confusi e infelici. Tanto buongiorno e grazie buongiorno. Per l'invito a voi. Grazie allora, a lei. No, diciamo che dal DPCM che è stato emanato si evince che il calcetto, se regolamentato e quindi diciamo all'interno di quelle attività che sono appunto predisposte con tutte le norme dovute, quindi norme anche di sicurezza e di salvaguardia della salute dei praticanti, cioè quelle organizzate appunto dagli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, gli sport di contatto, anche se il DPCM dice insomma ci sarà un provvedimento successivo per definirli meglio da parte del Ministero dello Sport, si possono fare. Ciò che è vietato sono le cosiddette partitelle, famose tra scapoli e ammogliati, cioè quelli che magari non garantiscono, non essendosi dotati di protocolli definiti, sia nel rapporto delle linee guida del Dipartimento dello Sport nazionale, sia per quanto riguarda linee guida o regionali o territoriali, ecco lì c'è evidentemente un rischio di controlli che magari si fa fatica a fare. Ecco, quindi partitella di calcio, poi non solo tra mariti, anche i ragazzi, non solo tra uomini, anche i ragazzi, certo. Come diceva De Caro, certo. Purtroppo a malincuore, insomma, chiude un campo di calcetto appena inaugurato, un posto di ritrovo per i giovani che non siano legati ad una scuola calcio, la partitella di basket, anche questo sarà vietato, altro sport di contatto, mentre, ecco, chiariamo, le scuole di calcio organizzate però, che seguono dei protocolli, quindi questo è importante sottolinearlo, potranno continuare. Che seguono appunto, esatto, che seguono dei protocolli e che sulla base anche dei precedenti DPCM sono intervenuti appunto per fare degli investimenti sulla sicurezza, sulla salvaguardia della salute dei praticanti e quindi si sono dotati appunto dei protocolli per cui hanno persone predisposte, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e quant'altro che permettono lo svolgimento in sicurezza. Ecco, i ragazzi che fanno riferimento alla sua associazione, Manco, come hanno preso queste voci che si sono rincorse fino a ieri, fino proprio alla firma la notte scorsa del provvedimento del governo? Noi eravamo onestamente particolarmente preoccupati, tant'è che ci siamo mossi in queste ultime ore, diciamo così, insomma, per fare pressioni sul governo e porre degli elementi di attenzione. Devo dire che ad un certo punto avevamo più o meno la conferma che questa parte così sarebbe salvaguardata, cosa che è accaduto, ma ecco, cercavamo di far presente alle forze di governo che era necessario salvaguardarle per il semplice motivo che noi eravamo stati tra coloro, ecco, come WISP, enti di promozione sportiva, che avevano predisposto i protocolli, che avevano predisposto tutti i fattori di sicurezza e che quindi si rischiava, diciamo, che quell'investimento in termini di costo, perché come diceva appunto il sindaco De Caro, comunque le attività si stanno facendo sopportando dei costi che non sono sostenibili, perché chiaramente bisogna rispettare le norme del distanziamento sociale, tutto ciò che riguarda appunto la sicurezza per la salute. Ecco, Manco, vietate le gare, le competizioni, che cosa vuol dire? Cioè, che tipo di gare e competizioni? Allora, sono vietate le gare e le competizioni, quelle si possono, diciamo, fare, lo svolgimento degli sport di contatto si possono appunto fare, mantenere, se sono regolamentate, se quindi sono dei campionati, degli eventi sportivi che sono regolamentati dagli organismi riconosciuti dal CONI, che sono le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva.
Allora, molto chiaro quello che ci ha spiegato Vincenzo Manco, presidente UISP, Unione Italiana Sport per Tutti. E noi salutiamo subito Antonio De Caro, sindaco di Bari, presidente dell'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni. Buongiorno, sindaco. Buongiorno, sindaco De Caro. Antonio De Caro, ieri l'incontro con governo, regioni, nella notte la firma del nuovo DPCM con queste nuove misure, 30 giorni di tempo per cercare di abbassare quel numero di contagi che ogni giorno ci preoccupa, per cercare insomma di evitare un lockdown che tanto spaventa. Queste misure come saranno applicate nelle città? Iniziamo da subito, nel senso che stiamo già chiudendo per esempio i piccoli impianti sportivi all'aperto, i cosiddetti playground, dove i nostri ragazzi fanno attività fisica, giocano a calcetto, a pallacanestro. Purtroppo temporaneamente non si può fare più, e sono quegli spazi che abbiamo aperto in questi anni proprio per far socializzare i ragazzi, li richiudiamo. Io ho inaugurato qualche giorno fa un campo di calcetto e oggi lo stiamo richiudendo con l'azienda comunale. A malincuore, sento dalle sue parole. A malincuore sì, però lo dobbiamo fare perché è un periodo in cui dobbiamo cercare di evitare di tornare in emergenza sanitaria, nel senso che il numero dei contagi aumenta, però per fortuna la maggior parte delle persone sono asintomatiche, non hanno sintomi, quindi non c'è bisogno per tante di quelle persone di andare in ospedale, soprattutto sono pochissime le persone in terapia intensiva. Però il fatto che sono asintomatici è anche un problema, perché hanno maggiori relazioni sociali le persone che non hanno sintomi, perché sentendosi bene sono portate ad avere relazioni sociali, e quelle relazioni sociali purtroppo le dobbiamo limitare allo stretto indispensabile per evitare un nuovo lockdown e chiudere di nuovo le attività economiche, perché altrimenti rischiamo che il paese non si rialzi più. Ecco, sindaco De Caro, ieri c'è stata la riunione di questa cabina di regia fra il ministro Boccia, i governatori e lei in rappresentanza dei comuni italiani. Soddisfatto dunque di come a livello nazionale si stia affrontando l'emergenza? Noi ci atteniamo come sindaci, l'ho sempre detto, alle indicazioni che arrivano dall'autorità sanitaria nazionale e quindi dal governo. Proviamo a dare dei suggerimenti. Ieri abbiamo chiesto innanzitutto che il numero degli spettatori in una struttura per gli spettacoli culturali e in una struttura sportiva, gli stadi, sia la stessa in tutta Italia, sia omogenea, nel senso che non è normale che nella mia città potevano entrare in uno stadio di 55.000 persone solo 200 spettatori a vedere la partita di calcio, e invece in un'altra regione, magari in un palazzetto dello sport di 3.000 spettatori, ne potevano entrare 1.000 con possibilità di contagio maggiore. Abbiamo chiesto un'uniformità, una percentuale magari rispetto al numero dei posti a sedere, e questa è stata accettata.